Solo insieme saremo felici. Questo è il primo singolo del nuovo album di Gianni Morandi. L'abbiamo annunciato un sacco di volte e ce l'abbiamo qua finalmente. Buongiorno, benvenuto. Scusate se sono arrivato 5 minuti prima, ma... Proprio 5. Io l'avevo detto ieri, guardate che possiamo iniziare anche un po' prima perché è puntualissimo Gianni. No, direi che lui è capace di fare ancora meglio perché lui arriva in netto anticipo ed è una cosa abbastanza insolita nel mondo dello spettacolo. Sì. È facile trovare persone che siano anche poco ma un po' in ritardo piuttosto che... Poi la mattina trovarne uno sveglio presto, alle 10 del mattino, è quasi impossibile. Ti dicono sempre dopo le 11, dopo le 11 e mezza. Sei no, ma in questo, anche in questo. In questo momento non siamo in tournée, non siamo in giro, quindi almeno la mattina ci si alza un po' prima. Se fossimo in giro a cantare di qua e di là, dopo lo sai che diventa più difficile. Si fa fatica a svegliarsi presto. Come vanno le cose? A me le cose vanno bene, ma direi che anche a te non vanno male. Tutto ma sì, bene, anzi. Sono contento perché dopo tanti anni siamo ancora qua. 50 anni di carriera. Mamma mia. Non l'avresti mai detto. Oh, questo applauso che ha fatto partire il nostro amico. Fallo un po' più alto, vai! Un po' tipo quelli dell'Arena di Verona, per esempio. Sai quando più o meno 20.000 persone ti applaudono, insomma, sono soddisfazioni. Bello, 50 bello. Anni, ma la domanda che ci facevamo, dopo 50 anni, come si trovano ancora gli stimoli? Può sembrare magari una domanda banale, no? Però hai già avuto tanto successo, sei una persona amatissima, ti sei tolto un sacco di soddisfazione, trovare gli stimoli per canzoni nuove, quando esce un disco nuovo, per esempio. Ma adesso erano 7 anni che non ne facevo uno di dischi nuovi, no? E forse proprio per quello mancava da tanto tempo. Poi forse ho fatto anche troppe cose diverse dal mio mestiere abituale. Si è presentato 2 volte il Festival di Sanremo, ho fatto un film da perfido, da cattivo, Padroni di casa. E quindi è tornata proprio la voglia di cantare, anche per ritornare poi magari anche in qualche concerto. Abbiamo cominciato con Verona, ma magari l'anno prossimo si riuscirà a fare qualche concerto, insomma. E quello è il mio vero mestiere. Lo stimolo è che questo è un mestiere bellissimo. E quando uno ne ha passate tante come me, di alti, di bassi, cominci che eri ragazzino, poi dopo cresci, poi vai in crisi, poi rinasci, poi ritorni in crisi, poi trovi una bella canzone, poi ne trovi una brutta. Alla fine è un lavoro bellissimo, straordinario. Poi finché c'è qualcuno che ha voglia di ascoltarmi, io vado avanti. E c'è anche dal numero di messaggi, non hai idea di quanti ne siano arrivati nell'ultima settimana. Hai parlato di ispirazione, nata forse anche perché ti sono arrivate delle belle canzoni. Ne stiamo per ascoltare una che ti ha scritto Gianluca Grignani. Come è nato questo sodalizio? Ma ci conosciamo da un po' di tempo, ma ha sempre detto ti voglio scrivere una canzone. Dico fallo, perché poi non l'aveva mai fatto. Invece stavolta si è presentato con una canzone, ha detto guarda, l'ho fatta proprio pensando a te. Io l'ho ascoltata, dico non è proprio morandiana come canzone, è più Gianluca che Gianni. Però è una bella canzone, tra l'altro ha voluto cantare anche lui una parte di questo brano e nel disco compare anche lui. Cantiamo insieme. Cantate insieme, la vogliamo ascoltare allora? Ce l'ascoltiamo, si chiama Prima che tutto finisca, Gianluca Grignani e Gianni Morandi. È la prima volta che canti in dialetto. Che poi non è così ben definito, non si sa, un po' bolognese, un po' modenese, un po' reggiano, un po' ferrarese. Hai cercato di essere più emiliano possibile, no? E ci arrivano diversi messaggi. Daniela dice ad esempio ringrazio a nome dei terremotati e Protezione Civile di San Felice, la sua visita al Campo Pascoli è stata una ventata di gioia per i terremotati, ricordiamo il tuo impegno anche al concerto per l'Emilia di Bologna, sei stato ad alcune inaugurazioni di strutture rimesse in piedi dopo i terremoti, parlo al plurale, del 2012, e poi questa canzone. Beh, i musicisti si sono mossi per il terremoto, sì, eh. Ti hanno spedito un sacco di canzoni, vero? No, ma sì, vabbè, quella che abbiamo ascoltato adesso è stata scritta da un ragazzo che ha vissuto proprio l'esperienza del terremoto e si è portato la chitarra nella tenda dove è andato quando la sua casa era in pericolo con suo padre. L'ha postata su Facebook, torniamo sempre lì, sì, a quello che tu non ami. Cercando di convincere, pian pianino, mattone su mattone. E gli ho chiesto se potevo cantarla, ma io mi riferivo anche a tanti artisti che hanno lavorato per, insomma, che hanno dato la loro disponibilità
per aiutare, no, se da Ligabue a tutti gli altri. Certo. Anche noi abbiamo fatto il Teniamo Botta a Modena con 40.000 persone, abbiamo raccolto fondi e gestiti proprio a favore dei terremotati. C'è stata una mobilitazione straordinaria, una generosità enorme dagli artisti e anche dalle persone comuni nei confronti dei terremotati, e tu sei stato in prima fila. Beh sì, anche Paolo Belli, no, che è di queste parti, si è mosso molto, ha lavorato, ma tanti artisti anche da tante altre parti d'Italia. È bello che in questi momenti, insomma, la solidarietà non è più solo una parola, ma diventa anche un fatto bello, importante. Come è stato cantare in dialetto, Gianni? Ma bene Emilia, classira, xamet combine. Tu lo parli il dialetto abitualmente, magari in casa o con gli amici di vecchia data? Sì, lo parlo, però quando sono a Monghidoro parlo il monghidorese, che è diverso dal bolognese, veramente. È diverso come? Ha tutto un suono, Me adesso cacà perché sono stufa a vagalat, dicono a Monghidoro. A Bologna dicono, beh, a me adesso a vagacà, sono stufa a vagalat. Tutto più. Cambia in 5 musicale, chilometri. Più musicale. Quasi un po' più musicale. È più duro il monghidorese. Ecco, ci scrivono Montanaro, che è meraviglioso sentirti parlare in dialetto. Sì, Roberto, vabbè, dice simpaticissimo. Senti, qui cosa allora arrivare? Un sacchissimo di messaggi, l'hai visto? Sacco, vedo. Valanga di complimenti, e se uno non li vede non ci crede, nel senso che comunque abbiamo visto che sei proprio trasversale a tante generazioni, insomma, non resti nel cuore solo di chi ti è cresciuto con te, insomma, ma anche a chi adesso è veramente giovane, ai genitori che magari qualche canzoncina gliel'hanno fatta sentire. È quello. Però poi alla fine piaci, perché se no uno dice, sì, vabbè, ok, però chi se ne frega. Ho visto che anche lì a Verona c'erano le figlie che accompagnavano le mamme. Le mamme che magari portavano le nonne, quindi c'era nel concerto lì di Verona. Ci sono anche fan uomini, però va detto, perché sì, anche messaggi da ragazzi. Ho visto anche molti uomini, ma però sono un po' trascinati dalle donne, non so come mai. Sì. No, però poi ti ripeto, a un certo momento, se una cosa interessa poi, o piace, uno continua a seguirla, perché altrimenti. Ma uno, se ha una moglie che dice voglio andare ad Amorani, alla fine dice vabbè, dai, ma ti porta, là, andiamo là. C'è una telefonata, che bello, sentiamo chi è. Pronto? Sì, pronto. Ciao. Danni, sono Tiziana da Sassuolo. Da Sassuolo. Ciao. Non so se ti ricordi l'anno scorso, il 15 di agosto allo stadio. La partita che abbiamo anche perso, tra l'altro. Esatto. Non riusciamo mica a vincere col Sassuolo, noi. Anche in campionato abbiamo perso. Ah sì, dai, ci proviamo. Poi adesso sta andando fortissimo il Sassuolo, dimmi tutto. Si è ripresa, niente, ti volevo salutare, è sempre un piacere. Mi fa sono piacere. Venuta anche a Verona a vederti. Ah, c'eri? Sì, fantastico. E chi ti ha accompagnato, scusa? Mia figlia. Ecco, vedi. Giusto parlando un attimo fa. Preciso. Qual è stato il momento più bello del concerto all'arena? Ma guarda, è stato tutto bellissimo, è stato proprio entusiasta. La prima o la seconda sera? La seconda, quindi Rita, Checco Zalone. Sì, mamma mia, ci abbiamo fatto un sacco di risate. Ti dico, guarda, anche mia figlia si è divertita, che cioè, ha 20, 23 anni, 24, insomma. Ma si è divertita con Zalone, mica con me. Ma con te, con la Rita, ma tutto è stato bene. Una bella serata. Un bacio, perfetto padronica. Buona giornata. Grazie. Ciao. Anche a te. Un altro grande classico di Gianni Morandi, che ne dici? Lo mettiamo in grande classico. Io, alla luce anche di qualche messaggio, di qualche riferimento che arriva, ti volevo chiedere soltanto, a questo punto della tua carriera, sei un po' più tranquillo quando sali sul palco o quando ti capita di essere dietro una macchina da presa? O per un video di una canzone? A proposito, stai bene da poliziotto, da polstrada? Per un video o per un film, per una situazione? Ma quando ci sono degli appuntamenti importanti, come per esempio la prima sera del Festival di Sanremo o questi concerti di Verona in diretta televisiva, insomma, l'emozione c'è sempre. È chiaro che magari dovendo cantare in una serie di concerti, lì mi sento un po' più tranquillo, perché sono proprio nel mio ambiente. Ormai ne ho fatti talmente tanti concerti, forse 4 o 5 mila nella mia vita, quindi però c'è un ragioniere che tiene hai perso il conto. Però quei 3-4 minuti prima lì c'è sempre quella strizza, l'adrenalina, la scarica d'adrenalina che rende anche più bella la performance. Ci ascoltiamo un mondo d'amore, ci salutiamo dopo. Mondo d'amore, perché poi la spieghiamo perché è un mondo d'amore. Allora, dicevamo, dobbiamo spiegare ai nostri ascoltatori perché abbiamo scelto un mondo d'amore per chiudere la nostra chiacchierata, perché a distanza di tanti anni
Beh, secondo me è una canzone sempre abbastanza attuale. I versi, le parole scritte da Migliacci sono attuali, insomma. Danno speranza. E poi questa speranza di avere un mondo migliore per i nostri ragazzi, per i nostri figli, i nostri nipoti, quella è presente, è evidente, ce l'abbiamo tutti. Tu hai un figlio giovane, insomma, adolescente di 16 anni. Ti preoccupa la situazione attuale, la situazione politica in particolare? Come stai vivendo? Con ottimismo, con pessimismo? Segui quello che succede? Uno continua a essere ottimista. Speriamo di vedere quella famosa luce in fondo al tunnel, perché insomma la crisi la sentono un po' tutti, lo sappiamo com'è. Però continuano a litigare, anche all'interno della stessa fazione si litiga, come si fa? Sperando che non vada a finire come il detto, chi vi sta sperando, morì non si può dire. Clarissa, tu hai dei figli? No, non ho figli, sono solo gatti, è lui che ha un figlio. Tu? Io ho un bimbo piccolo, sì. Ah, piccolo. Non è... quasi un anno e mezzo. Ti accorgi quando ce l'ha 16, vedrai. Guarda, non sei, ti giuro, non sei il primo che mi sta dicendo questa cosa. Mi sto preparando con largo anticipo, però mi sto idealizzando questa adolescenza come un momento che sarebbe meglio bypassare. Chi lo sa, magari fra 15 anni cambia tutto, perché sai com'è? I nostri 15 anni non erano quelli di adesso, dei ragazzi di oggi. Comunque, devi tenere botta, no? Col sedicenne devi essere un po' severo, magari. Ma non ti ascolta proprio. Non ti ascolta, no, non si riesce. Vabbè, non parliamo. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, bene, dai, è stato piacevole essere molto qui. Questo applauso fantastico lo devo fare io a voi, a Clarissa e a Antonio, scusami sempre. Grazie, Gianni. Ci vediamo per essere presto, stato con noi. Spero. Ciao. È un grande quando onore. Vuoi. Fra 7 anni farò un nuovo disco e tornerò, va bene? Forza Bologna. Fallo prima, per favore. Ciao. 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 Ciao.